Ciao a tutti! Oggi trasformeremo queste semplici tavolette di compensato in particolari bigliettini d'auguri. Ho stampato con il carattere Flemish questa scritta Buone Feste e ho aggiunto anche delle stelline lateralmente. Con la carta carbone e una matita ricalco sul legno in modo da lasciare esattamente il testo, le stelline, tutto fatto a mano. Una volta finito, avrò in modo molto leggero la mia scritta sul legno. A questo punto vado ad utilizzare un pirografo, in particolare un pirografo Ben Peter Junior, che è uno dei migliori in assoluto. E ad esempio qua vediamo la stessa tavoletta, sempre con scritto Buone Feste, ma un altro carattere. Ecco, questo è il pirografo che uso, è un ottimo pirografo e la punta sarà una punta piatta. Le punte si inseriscono con due vitine sul manipolo e una volta che sono pronte, ecco qua, queste sono le punte in dotazione e io utilizzerò la punta piatta. Ora vediamo come. Se uso la punta piatta di taglio, riuscirò ad avere esattamente il contorno molto fine e molto sottile, mentre se la uso di piatto andrò a fare riempimenti. Questo almeno è il metodo che uso io, con cui mi trovo molto bene. Le linee curve sono naturalmente quelle un po' più difficili, però piano piano, con un po' di pazienza, si riescono a fare anche loro. Qui ho accelerato il video per non annoiarvi, ma piano piano vedrete che si ottiene un ottimo risultato. La temperatura del pirografo deve essere regolata. Io tengo sempre una tavoletta di legno di scarto per fare le prove, per verificare che la temperatura sia quella adatta, non troppo calda e nemmeno troppo leggera, perché altrimenti o vado a bruciare troppo o non do la giusta impronta sul legno. Thank you.
Una volta fatte le stelline che avevo disegnato, sempre con lo stesso metodo, utilizzerò anche una punta a forma di stellina, come quella che vedete sulla destra. E in questo modo farò delle stelline tipo stampino. Andrò direttamente sul legno con la forma della stellina incandescente. E così vedete le stelline più piccole che sono fatte con questa punta a forma di stella. Poiché mi è piaciuto il font Flemish, l'ho utilizzato per fare tante tante tavolette. Ho fatto il buco in modo da poter anche infilare un nastrino rosso tipico per le feste di Natale. Vi saluto, se vi interessa, visitate il nostro sito dove troverete pirografi, punte e tanti accessori, elettronicadidattica.com. Se siete appassionati o vorreste provare la pirografia, c'è anche il mio libro, La tecnica della pirografia, presso il nostro sito, presso l'editore Sandit o i maggiori venditori di libri, sia nelle librerie che online. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto per i prossimi video. Ciao a tutti, a presto!